Buongiorno a tutti, sono Marco Giachetti, presidente del Policlinico di Milano e oggi vi voglio raccontare di questa iniziativa che ci terrà compagnia nelle prossime settimane e si chiamerà Pillole della Cagranda. Racconteremo tutto quel mondo nascosto, meno conosciuto del nostro ospedale che ne fa veramente qualcosa di unico al mondo. Ospedale che purtroppo in questo momento è impegnato nel combattere la pandemia che ci ha colpito e quindi in apertura voglio proprio ringraziare tutto il nostro personale medico e sanitario che si sta prodigando con grande professionalità e abnegazione per dare una mano a tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Io personalmente non vi parlerò dell'aspetto sanitario, ma vi parlerò di tutte quegli aspetti che sono quelli artistico, culturale, agricolo e ambientale che fanno del nostro ospedale qualcosa di speciale. Faremo anche delle incursioni nel cantiere dove si sta letteralmente costruendo il nostro futuro. Oggi nella prima puntata cominceremo a raccontarvi l'edificio della Cagranda, il sito in via Festa del Perdono, attualmente sede dell'Università degli Studi di Milano, ma che dal 1456 alla metà del secolo scorso è stata la sede vera e propria del nostro ospedale. Quindi partiamo proprio da dove tutto è cominciato. Siamo all'interno del cortile dell'antico ospedale maggiore e più precisamente siamo nel cortile centrale dove sullo sfondo possiamo intravedere la chiesa dell'Annunciata. Il progetto del filarete era già all'avanguardia nel XV secolo, dato che prevedeva la realizzazione di un ospedale organizzato per essere una vera e propria cittadella autonoma. Ognuno dei cortili, nella pianta croce, aveva una specifica funzione che permetteva all'ospedale di autosostenersi per ogni sua esigenza. C'era difatti il cortile della farmacia, dove lo speziale coltivava le erbe aromatiche e ne faceva unguenti e lozioni medicinali, il cortile dei bagni, con vasche separate per donne e uomini per l'idroterapia, il cortile della ghiacciaia e quello della legnaia. In ospedale, inoltre, si produceva anche il pane grazie a un mulino interno. Gli anni 90 del 400 l'ospedale già allora ospitava 1600 persone tra degenti e personali, tanto che gli viene dato il soprannome di Cagranda, la casa grande dei milanesi. Era una vera e propria agorà cittadina, dove le persone si recavano non solo per essere curate, ma difatti in questa agorà si trattavano affari tra i notabili cittadini, si svolgevano funerali, le famiglie più povere potevano anche lasciare in affido i propri figli che non riuscivano più ad allevare. Quarto delle Balli accoglieva gli orfani o i figli di famiglie indigenti, li curava e li cresceva, infine li avviava alla vita da adulti dando loro un cognome, Colombo, come la colomba dell'Annunciata a cui l'ospedale era dedicato, simbolo che ancora oggi rappresenta il logo ufficiale del Policlinico. Finisce qui questa prima puntata di Pillole della Cagranda. La settimana prossima vi porteremo invece nei cavò sotterranei della nostra quadriera, dove sono custoditi i ritratti di quasi 1000 benefattori dell'ospedale dal 1600 ai giorni nostri. Vi aspetto quindi qui, sempre su questa pagina Facebook, per Pillole della Cagranda.